Esatto, allora questo bellissimo festival sta per partire sotto un cielo molto importante perché questa sera l'ascendente vergine che si formerà intorno alle 20:45 cadrà direttamente sulla luna di Baglioni, una luna natale molto positiva perché è quella che le ha creato proprio la sua popolarità. Diciamo così che questo festival nasce con questa luna congiunta Giove e a livello di comunicazione e di spettacolo è molto positiva, per cui diciamo che tutti i presupposti per la settimana astrologica sono veramente eccellenti. La rosa dei nomi, già annunciata diciamo così dalla stampa, in questi giorni corrisponde un pochino alle congiunzioni astrali, chiamiamole così. Allora, diciamo che i segni più favoriti restano in assoluto i segni d'acqua. Però nella rosa dei nomi io non escluderei due segni di fuoco che sono Herman Meta e Fabrizio Moro. Entrambi possono essere favoriti, diciamo così, in questo festival. Un altro nome eccellente a livello astrologico può essere Mario Biondi. Io credo che anche lui possa far parte della rosa dei nomi dei vincitori.